La Marsica Sportiva ritorna per parlare di calcio, torna con tre ospiti, defeziona all'ultimo secondo per il cerchio. Ancora stiamo allacciando i rapporti con la nuova gestione del Capistrello, orfano di Michele Scatena, l'ormai mitico Pichetta. Allora, salutiamo i nostri ospiti, cominciamo con Simone Sabatini del Paterno. Ciao Buonasera. Simone. Quindi Fabio Ferrara del Celano, ciao, Buonasera, ben arrivato, e Federico Morelli buonasera. Buonasera. dell'Avezzano, ciao. Allora, cominciamo da... In realtà siete andati tutti discretamente bene, però qualcuno ha segnato. Tu devi sapere che generalmente noi invitiamo giocatori e poi segnano, tu invece ci hai anticipato, hai segnato prima di essere ospite. Allora, non è stato così semplice contro l'Alba Adriatica, Simone. No, non è stata semplice perché soprattutto nel primo tempo loro si chiudevano bene nella loro metà campo e con le ripartenze ci potevano mettere in difficoltà con i loro esterni, diciamo. Sì. Abbiamo faticato un po' a centrocampo a trovare la palla giusta da dare agli attaccanti, diciamo. Allora, un match che ha confermato che in eccellenza, nessuna eccellenza abruzzese quantomeno, nessuna partita è semplice. Alba Adriatica era reduce da uno 0-0 in quel di Capistrello, almeno parlo di trasferte, non di match in casa, però il Paterno sembra aver trovato la quadratura del cerchio. Sì, guarda, abbiamo una grossa squadra, quindi su questo non dovremmo avere difficoltà comunque ad affrontare le partite, però è un campionato molto equilibrato e ogni partita dimostra delle insidie, diciamo. È arrivato il 96 dalla Campania, dalla Versa Normanna, Sì, giusto? ragazzo del 96. Com'è il ruolo? È un attaccante, una mezza punta. Che hai potuto vedere? Bravo, sì. Sì. Allora, va bene, perfetto. Federico Morelli, adesso non segni più, però c'è stato un periodo che sei stato dilagante, come dire, un fuorigoda che invece essere un peso è un valore aggiunto. Sì, vabbè, non segno più. Boh, ha Dai, due fatto partite. 5 partite, 3 gol, è andata bene, No, penso. Poi, scherzavo, ci mancherebbe, non è che... no, mi ha detto bene le prime 3 partite, anche con un po' di fortuna. Beh, no, no, vabbè, cioè, il talento c'è, ecco. Piano piano, perché altrimenti piano Quello piano sì, ne ho quello sì. visti che sono implosi, Sì. però insomma, l'avvio è promettente. Sì, anche ieri ho avuto l'opportunità di fare gol, l'ho mancata, però... Io cerco sempre di dare il massimo, poi se arriva il gol è bene, se no Federico, niente. l'impatto con il calcio maggiore, con il calcio degli adulti, dalla Juniores è un bel salto, giusto? Sì, vabbè, differente. Io già l'anno scorso stavo con la prima squadra, però diciamo Ogni mi tanto, allenavo solamente, però sì. giocavo con la Juniores. Quest'anno è arrivata questa opportunità e sto cercando di sfruttarla al meglio. Hai trovato una situazione non lineare, ecco, sono successi tutti i colori, non voglio entrare nel merito dell'ambiente, nemmeno della società. Parlami di guida tecnica, differenze, le prime differenze che poi hai potuto notare fra Morgante e Lucarelli. Ma è differente, passata una settimana È ancora il troppo mister, presto. sì, è troppo presto. Dal punto di vista umano, diciamo che Lucarelli usa più parole rispetto a Morgante. Sì, Ecco, la prima cosa che ti posso dire. Morgante è un po' più... Sì, Spigoloso. è un po' più così, però anche il mister Ce l'hai Lucarelli. avuto Morgante? No, No. Nemmeno come compagno di squadra? no. 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 Camiseria, oggi non riesco a incastrare, non c'è verso. Cerco sempre gli agganci tipo da, niente. Allora sta a te. Descrivi Morgante e descrivi Lucarelli. Mister Morgante ce l'ho avuto, cioè, i primi 2 mesi, da quello che ho capito, era comunque un mister che voleva vincere, cioè vincente sempre, lo diceva sempre. E vabbè, come tutti, ovviamente piace vincere. Però anche il mister Lucarelli penso che ha le sue idee, cerca di portarla avanti e adesso abbiamo fatto 2 allenamenti, perciò è presto Una differenza, trovami una differenza tra i due, sia a livello tecnico, tattico, umano, ambientale. posso dire? Sì, è Difficile. difficile perché ti ripeto, cioè Lucarelli l'ho visto due volte, tre con Domenica, cioè non lo conosco ancora bene, Allora ti però...
Ti posso dire che magari è un mister che cerca, da quello che ho capito, lui si ispira molto a Zeman, parla sempre di questa, di cercare la profondità per gli attaccanti, le imbucate, e cerca anche più possesso palla, invece il mister Morgante no, cioè magari. Senti, perché l'Avezzano non ha vinto una partita che sembrava già vinta a Martinsicuro? Ma noi il primo tempo abbiamo giocato solo noi, Sì, ma e il secondo hanno giocato solo potevamo fare loro. qualche. Sì. Sì, noi siamo un po' calati il secondo tempo e loro hanno sfruttato bene, hanno avuto due occasioni e le hanno sfruttate al meglio, però è andata così, cercheremo di rifarci domenica. Avete gestito male il vantaggio? Siete crollati fisicamente? O ancora, mi sembra Lucarelli abbia fatto riferimento a questo aspetto, o ancora mentalmente ci sono delle tare che vi condizionano? Sì, secondo me no, beh, fisicamente penso stiamo bene, perché penso più mentalmente, secondo me siamo rientrati che, non dico, un po' magari, ecco, già pensavamo di portarla a casa, perché comunque il primo tempo era, cioè, ci è andato tutto troppo bene, loro non hanno mai toccato palla, perciò siamo rientrati e pensavamo già di aver portato la partita a casa, invece Sì. loro hanno spinto sull'acceleratore e poi hanno fatto due cambi che è entrato l'esterno, il mister l'aveva detto lui che sarebbe entrato Travaglini, mi sembra Sì. che secondo me è lui che Ha cambiato gli equilibri. sì. Allora, nelle vostre file assenti D'Alessandro e Cini, soprattutto insomma quelli più di peso, squalificati entrambi, ha esordito Walter Piccioni, una grandissima carriera alle spalle, forse insomma un po' datato adesso come giocatore, però di gran classe, di grande esperienza, reduce dall'esperienza appunto di San Benedetto del Tronto. Da San Benedetto a Martinsicuro non si è spostato di poche centinaia di metri, ma torna nella Marsica, arriva nella Marsica. Che te ne è parso della sua prestazione? No, Walter, l'ho conosciuto anche lui insieme al mister Lucarelli, ecco, è poco, però Anzi, è arrivato persino dopo, giusto, rispetto sì, il a giorno dopo è Lucarelli. arrivato, Sì. e però è un gran giocatore, cioè, sappiamo tutti la carriera che ha fatto, penso che lui come Girolamo, come Giorgio possono darci una grande mano, ecco, nel più Parliamo di giovane, Alessandro, Cini, nonché Sciba, insomma, tutti su tutti gli altri, quelli di. anche Grasso, noi cerchiamo sempre, cioè da loro ci danno sempre una mano, noi cerchiamo di ascoltarli e Come vedi, Valerio si è ripreso un po' mentalmente da tutti gli scossoni estivi, Valerio, Antonio Valerio. Antonio è andato via È purtroppo. andato via in settimana. No, la 2 settimane fa, purtroppo, Ah, è andato via, sì, era quindi non si è ripreso tornato, no, era evidentemente. tornato e poi ha deciso Ma ha di lasciato o andare. si è trasferito? Perché proprio mi è No, sfuggita per questa. adesso, da quello che ho capito io, ha Ha proprio lasciato il lasciato il calcio. calcio, da quello che ho capito. Poi non lo so, non voglio entrare in merito perché comunque. Beh, insomma, non è una gran notizia. È strano che non si riesca a gestire. Vabbè, comunque è giovane, potrebbe cambiare idea, ripensarci e tornare in pista. Fabio Ferrara, avete fatto cacciare il mister Giulianova. Arriva Giorgini per colpa vostra. Era una partita dove era importante per noi fare il risultato. Non è diretto, comunque concorrente per la salvezza. Quindi l'importante lì era comunque uscire con un risultato, anche comunque per riprendere la scia positiva di domenica scorsa. Ripeto, noi abbiamo comunque incontrato già le squadre, le Più cosiddette forti, schiacciasassi comunque del sì. campionato, quindi questo ci facilita adesso nell'incontrare le dirette concorrenti. Stiamo entrando nell'ottica giusta, abbiamo ritrovato comunque un equilibrio difensivo importante perché due partite, prendere un gol cioè sul rigore comunque riscontra un equilibrio importante che magari è mancato nelle prime giornate, forza anche comunque delle squadre che Per hanno speso registrare tanto. la difesa c'è bisogno di tempo. Anche perché no, ripeto, comunque contro delle squadre importanti come Blasonate, San Benedetto, magari un'occasione ti fanno gol, magari invece contro delle certo. altre un errore, magari non succede questo. Poi c'è stato un nuovo Sì, arrivo. Luigi Castaldo, un difensore che ci è venuto a dare una mano, anche perché
settimane fa è andato via Di Berardino. Sì. Comunque... Stesso problema di Valerio, purtroppo anche per Stefano, una mancanza del calcio, sì, per il lavoro, una mancanza non solo come calciatore ma anche dal punto di vista umano, perché anche in poco tempo comunque ha trasmesso tanto allo spogliatoio, quindi certo, soprattutto in quello mancava. Simone, tu sei partito col botto da Celano in Lega Pro, anzi sì, era già Lega Pro all'epoca, seconda divisione. Com'è poi reinventarsi? Peraltro tu sei andato, sei reduce una stagione in un ambiente disastrato, purtroppo quello di Civitella è stato veramente vabbè, insomma, sorvoliamo. Allora, com'è trovare nuove motivazioni, nuovi stimoli? Come si fa? Guarda, partendo da Celano, che era partito tutto col botto, come hai detto tu, sì, 17 anni, ritrovarsi in seconda divisione era, diciamo, era bello. Poi attraverso infortuni, diciamo che con un anno e mezzo avrò fatto sì e no 15 partite, mi sono ritrovato in eccellenza a Civitella, che dove il primo anno è stato un buon campionato, certo, ho fatto quasi 50 punti, quindi... Sì. Mentre il secondo, comunque in quell'anno avevo giocato poco, perché tra pubalgia al ginocchio, quindi è stato un po'... Simone, perdona l'ignoranza, dato oggi di gaffe ne sto facendo a quintali, quindi continuo. Tu sei di Civitella, sei, sì, proprio Civitella. Mi spieghi l'autolesionismo di un popolo che ha distrutto tutto per spaccarsi in tre società, che adesso ne è rimasta una e è penultima in classifica, in prima categoria? Guarda, a come ho capito, che sinceramente non è che mi interessi più di tanto. Mm-hmm. Ci sono la squadra dell'anno scorso, diciamo, dove ero io, e questa squadra che sta in prima categoria non andavano d'accordo. E la gestione del campo è stata data all'Atletico, che giocava in seconda categoria. Esattamente. E come so, quest'anno invece c'è la scuola calcio di Civitella Roeto, che era la squadra dove ero io l'anno, sì, scorso, che ha mantenuto semplicemente il settore giovanile. È una situazione non invidiabile, insomma. Bruttissima, perché in un paese di 3.000 persone, per dirti, l'anno scorso c'erano tre squadre, e una più divisa di un'altra, cioè, sì, una squadra non si poteva vedere con una e viceversa. Sì, e comunque purtroppo in zona non è una prima visione, peraltro anche nel resto d'Italia ci sono vari esempi, per esempio c'è la Pro Piacenza che è in Lega Pro e cerca di recuperare gli 8 punti penalizzazione, Piacenza in Serie D cerca di salire in Lega Pro invece di unirsi con i concittadini. Tornando alla Marsica, a Tortucchio è stato un problema l'iscrizione in campionato, si sono autoretrocessi, poi c'è stata la fusione tra l'Ortigia e il gruppo Ribelle che voleva iscriversi in terza categoria come Ortucchio, quindi si sono compattati, ma si sono compattati in seconda categoria. A Luco, idem, come sopra, retrocessione, autoretrocessione dalla promozione in prima categoria. Adesso sta nascendo una nuova cordata e probabilmente rileverà il Deportivo Luco, ripartirà dalla seconda terza categoria, se, come Luco o come Angizia, non è dato saperlo perché c'è un problema sulla matricola, sul nome di Angizia, comunque insomma, come dire, queste problematiche sono purtroppo diffuse in zona. A proposito di tante società nello stesso paese, Celano non lo batte nessuno, perché forse lo sai, insomma, ci sono diverse squadre a Celano alle categorie inferiori. Comunque non è questo il punto, io ti chiedo, tu torni a Celano dopo alcuni anni, che situazione hai trovato, che differenze hai trovato? No, io a Celano ci ho giocato contro, perché io ero con l'Isola Liri quando il Celano era comunque Lega Pro. Oggi ti posso dire che comunque non sei stato testato. Mi sembrava di ricordarti. No, ho giocato contro il Celano l'anno di Lega Pro. Oggi ti posso dire che comunque il Celano, penso ci sono poche squadre organizzate comunque, ma non perché io sia lì, ma dal punto di vista umano, dal punto di vista societario, è una società che ti mette a disposizione tutto, è una società che cura i giovani, una società che fa stare bene, che mette realmente a disposizione tutto, dal fisioterapista all'ultimo comunque organigramma societario, sì, ti dà una mano e quindi puoi rendere al meglio.
Fabio, parlaci appunto, parlavi prima dell'Isola Liri, parlaci delle tue esperienze. Tu sei stato quindi anche in gironi più caldi, come suol dirsi, per esempio, che ti posso dire, Matera lo scorso campionato, quando stava vincendo il proprio girone, girone H, aveva 6, 7, 8 mila persone. Allora, come girone F, come sono gli altri Allora, ti gironi? posso dire, oggi nel girone appunto F noi guardiamo comunque squadre che hanno sempre fatto campionati di vertici, ma in categorie importanti, vedi Chieti, vedi Fano, comunque squadre che escono comunque dalla seconda divisione. La differenza principale sta comunque nella voglia che magari viene trasmessa, nella cattiveria che viene trasmessa in campo. Giù, quindi nel girone H, quello che manca rispetto a qua magari è realmente il gioco del pallone. Ci sono squadre blasonate, squadre importanti. Però giù quello che prevale comunque sulle caratteristiche tecniche o tattiche comunque di un giocatore è realmente la cattiveria che viene messa in campo, cosa che magari viene anche riscontrata nei gironi F, ma comunque in quantità minore. Perfetto, molto preparato, complimenti. Simone, se mi consenti la battuta, tu fra lo scorso campionato e questo, sommate tutte le partite, avrai visto 1.000 spettatori in casa, tutte queste assieme, ecco. Il lato positivo è che non hai pressione, però il lato negativo è che, insomma, dimmelo tu, Ma ecco. guarda, a livello di spettatori, anche quest'anno a Paterno non è che ci sia molta gente, però almeno quando giochiamo c'è gente che ti incita. A Certo. differenza dell'anno scorso, che andavi a giocare e ogni minuto era. Beh, quella, guarda, noi, compreso il cameraman, eravamo di casa a Civitella e ogni volta ci veniva il magone, anche perché c'era un bar fornitissimo e dopo che la gestione era stata data all'altra società del paese, invece hanno Niente. sprangato tutto. Niente, arrivavamo là, nemmeno la porta d'ingresso era aperta, quindi insomma una realtà estremamente penalizzante, il tutto appunto per votarsi all'Atletico per salire chissà dove e poi appunto ti ritrovi per ultimo in prima categoria dove comanda a punteggio pieno il Vallelonga, pareggia la Jaguar che quindi non è più evidentemente a punteggio pieno, 10 punti in 4 partite, pareggia contro il Ridotti, altra squadra blasonata. Si è inserita l'Aquilana Pizzoli in mezzo a tutte le marsicane, vediamo di non fare come gli altri lati che in mezzo a 5 marsicane poi vince l'Aquilana, mentre in seconda categoria continua a vincere sia pur di misura questa volta il Sampedino, squadra che quest'anno ha dei valori tecnici, insegue l'Ortigia che ha già riposato, quindi è a punteggio pieno ma giocando una partita in meno. Fra Ortigia, Venere e Sampedino probabilmente si lotterà per vincere il campionato. È cominciato il campionato di terza categoria, marsicane divise in due gironi. Nel girone A c'è solo lo Sporting Calzoli che ha perso malamente 4-0. Nel girone B ci sono parecchie marsicane e anche diverse peligne. Purtroppo non è andata benissimo per le nostre, perché ci sono state diversi rovesci contro squadre del Sulmontino, però c'è stato anche un rovescio per l'Ovidiana, che è la squadra, la società fondata dagli ultra ribelli del Sulmona, che non riconoscono più il Sulmona come propria società di riferimento. Esordio in terza categoria per il Forme, esordio con derby Massa contro Forme, quindi paesi vicini di casa, 2-2 il punteggio. Noi saliamo in promozione. Oggi non abbiamo nessuno che ce ne possa parlare, ne parlo io. C'è stato il derby fra Cerchio e Calzoli, stravinto dal Cerchio. Cerchio secondo in classifica, sempre dietro a Castellalto che è a punteggio pieno. Daniele Di Girolamo e Alberto Di Girolamo continuano a segnare. Allora torniamo, guarda. Non ci crederai, ma era tutto studiato. Alberto Di Girolamo. Alberto è un gran bel giocatore e se imparasse che con la sua corsa potrebbe essere letale, soprattutto con uno scarico e partire, potrebbe fare tanti di quei gol che. Voi vi somigliate come giocatori. Tu hai più tecnica, ma vi Sì, somigliate. diciamo di sì, anche perché è lo stesso ruolo. Lui si trova meglio forse sulla parte destra del campo perché con la sua corsa è imprendibile, invece io amo di Della parte più opposta. entrare dentro, diciamo. Simone, saresti un giocatore da Lega Pro se non avessi quel limite che non hai sangue freddo sotto porta. Esatto, Come esatto. mai?
Non lo so, sinceramente non so spiegarmelo. Se facessi tanti gol, è una questione di carattere oppure proprio di limiti tecnici? No, il piede ce l'hai. Sì, quindi, non penso che sia di limiti tecnici, magari forse più una questione mentale. Una volta che sbaglio e magari mentalmente non subito ti blocchi. Allora, chi invece segna e non ha di questi problemi è Federico. Però a Federico voglio chiedere, parlavo prima di pubblico, è penalizzante dover temere il proprio pubblico? Detto così è un po' forte, però mai no, capito, dai. Sì, no, vabbè, ma noi non temiamo il nostro pubblico, cioè è giusto che comunque è una piazza importante Avezzano, cioè lo sappiamo noi, anche noi giovani. E in estate si è partito con un approccio sbagliato, cioè quello di vincere il campionato con 100 punti, che non esiste, cioè insomma vabbè, la Juventus l'ha fatto ma con 38 partite, non 34. Si è sbagliato lì? A quel punto? In quel momento? Cioè l'Avezzano deve vincere il campionato. Vabbè, però si può vincere anche con sì, un punto però, di vantaggio. Sì, anche con un punto di vantaggio, anche con 60 punti, anche con 70. L'importante è che vinci, cioè ci sono anche le altre squadre, non è che ci sei solo tu. Certo. Noi cerchiamo sempre di dar massimo, cioè non è che noi comunque andiamo in campo perché vogliamo perdere o... A proposito, limiti vostri o pregi degli altri? Come dire, merito degli altri o dei meriti vostri? I punti che mancano? Ma sicuramente bravura degli altri e dei meriti nostri, perché comunque abbiamo sbagliato due partite in casa che adesso cioè, si fa risentire sulla classifica, anche certo. Il pareggio di ieri, e noi adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo cercare di fare più punti possibili e di non sbagliare più, anche perché non ce lo possiamo più permettere di sbagliare. Non è un grande approccio questo, te lo dico, perché quando dici non possiamo più sbagliare è il momento in cui sempre corda facendo sbagli. Allora spostiamo il mirino sulla Coppa Italia, perché potrebbe essere anche quest'anno una grande opportunità per l'Avezzano, che ricordiamo praticamente è stata la prima delle escluse, ecco, insomma ha sfiorato un exploit a livello nazionale fermata dal campo basso. Partita contro la Torrese infrasettimanale, sì. Ci puntate forte oppure sì, noi cerchiamo anche di arrivare in fondo anche in Coppa Italia, perché comunque anche la Coppa Italia, se il campionato dovesse andare male, sì, è comunque importante per raggiungere l'obiettivo Serie D, perciò cerchiamo anche mercoledì di dare il massimo e di portare a casa la partita. Certo, è un triangolare, la prima partita va vinta assolutamente, giocata alle 14:30, sì, giusto? Sì. Perfetto, andiamo sul tecnico, però ci spostiamo in Serie D. La Coppa Italia di Serie D non dà il posto, però porta parecchio avanti nei playoff, porta in semifinale. Poi però quest'estate hanno fatto del tutto per non ripescare chi ha vinto i playoff. Veramente hanno fatto lo slalom fra la Correggese, l'Agragas. Allora che senso ha fare i playoff? Che senso ha mettere a disposizione un posto dalla Coppa Italia? Questo è un enigma che sinceramente ancora penso non è stato risolto né da noi né nemmeno dalla FIGC, che comunque lascia comunque questo punto interrogativo. Certo, la Coppa Italia è comunque importante, perché da un lato arrivare in fondo in Coppa Italia ti permette comunque di avere un posto nel ripescaggio, però ci sono molte contraddizioni sia in questo che nei playoff, perché io squadra che comunque arriva in alto in classifica, ha un punteggio importante e vado a giocarmi ai playoff per comunque avere l'accesso diretto alla categoria successiva e non poi andare direttamente, è un po' contraddittorio. Ricordiamo, perché mi è rimasto qua con tutta la simpatia che ho per l'Arezzo, la Correggese ha perso il campionato all'ultima giornata nello scontro diretto contro una certa Lucchese, facendo una ottantina di punti in classifica, una società molto ambiziosa, quindi come dire, che era stata costruita per vincere il campionato, ma l'impianto di illuminazione non è adeguato alla Lega Pro, niente, hanno fatto del tutto per
escludere la squadra del paese di Luciano Ligabue, tanto per capirci. Esatto, ci sono tanti altri quesiti comunque che comunque non vengono tirati fuori, quindi al di sotto comunque non sappiamo mai cosa c'è realmente. Bravo, ci hai preso in pieno, però insomma potremmo fare polemica, evitiamo. Allora, in Recanatese Campobasso, si è sentito male Monti, giocatore del Campobasso, partita che abbiamo visto peraltro ad Avezzano, contro l'Avezzano già c'era in eccellenza, tesserato con i Lupi Rossoblu e i Lupi Molisani, partita sospesa, Recanatese che quindi ha risparmiato un po' di forze. E qual è la prossima avversaria della Recanatese? Ce l'hanno, quindi domenica ci spetta comunque questa battaglia. Non tralasciamo comunque che mercoledì giochiamo anche in coppa comunque con la Strea. Perfetto. Anche lì comunque non lasciamo nulla al caso, come anche giusto terzo che... turno, sì, i sedicesimi, quindi non lasciamo nulla al caso, come anche giusto che comunque delle persone che magari hanno trovato poco spazio in campionato possono comunque esprimere la loro anche in questa competizione. Domenica si aspetta la Recanatese, un'altra partita importante, un'altra partita che in cui vogliamo fare il risultato per riprendere la scia positiva di questa altre due, continuare a far bene, perché non abbiamo comunque più alibi nonostante siamo partiti in ritardo. Ma adesso sono 2 mesi che comunque si sta insieme, che si lavora quotidianamente, quindi alibi non ce ne sono più, iniziamo a stare bene e quindi ce la giochiamo tranquillamente con la Recanatese. In caso di vittoria, mettereste alle spalle la zona playout, sia pur provvisoriamente? Assolutamente sì, non tralasciando comunque il fatto che già abbiamo incontrato comunque le tre squadre che secondo me si giocheranno il campionato. Certo, parliamo di Maceratese, parliamo di San Benedettese, Materi e anche Chieti. Quindi le quattro migliori, sì, probabilmente, forse anche il Campobasso si inserirà, però sono quelle, sì, in effetti avete le potenzialità per risalire quantomeno verso una metà classifica tranquillissima, l'avete dimostrato anche contro Giulianova che non è l'ultima arrivata. Simone, le sensazioni dall'altra parte, a trovarsi davanti all'Avezzano. Cioè, tutti quanti che sminuiscono Avezzano perché dicono: oh, pure dal Paterno si sono fatti, come se fosse una squadretta. In realtà il Paterno è forte. Sì, sì, siamo una squadra ben attrezzata. Che io dico, il nostro obiettivo è sempre, sono sempre 40 punti, perché è l'obiettivo che ci siamo prefissati fin dall'inizio della stagione. Poi, naturalmente, la salvezza a dicembre, come dico sempre io. Poi, naturalmente, se le cose vanno meglio, ben venga. Beh, diciamo che le premesse sono buone. Come ti stai trovando? In realtà lo conoscevi già da prima con Fabio Iodice. Mi sto trovando bene, anche perché dallo scorso campionato credevo che per trovare squadra avrei dovuto fare chissà che cosa, e meno male che c'è lui che, guarda, in effetti è stata penalizzante, perché molti giocatori sono arrivati a fine stagione morti. Beh, come giocatori e come anche dal punto di vista umano, alcuni, però insomma Fabio giustamente ha una buona considerazione di te e quindi ti ha rilanciato e tu ti stai giocando bene questa carta. E allora niente, per oggi è tutto, salutiamo i nostri ospiti, Simone Sabatini. Ciao, buonasera. Fabio Ferrara. Grazie, buonasera. Ciao, e Federico Morelli. Ciao, buonasera. A presto.